Il progetto si chiama IAIAO ed è una rete di fattori sociali per l'inclusione delle persone con disabilità e dei caregiver. In realtà noi ci siamo trovati a portare avanti questo progetto da un punto di vista tecnico, tenendo in considerazione due elementi fondamentali. Sicuramente un elevato fabbisogno di autonomia e di inclusione sociale e lavorativa per i gruppi target, da un lato, dall'altro la necessità per la pubblica amministrazione di avere strumenti e metodi per la valutazione degli impatti. E i punti cardine, quindi, su cui ci siamo trovati a dover confrontarci, era da un lato il fatto che sicuramente esistevano a livello italiano e anche europeo delle buone prassi che erano performanti in tema di inclusione sociale e lavorative attraverso pratiche di agricoltura sociale. Quindi questo ce l'avevamo. Però avevamo anche degli altri elementi estremamente a sfavore rispetto a queste buone prassi. Da un lato l'inadeguatezza dei dispositivi normativo-regolamentari locali. Ad esempio, ad oggi in Calabria, nonostante ci sia una legge che cita le fattorie sociali, non c'è mai stata una declinazione operativa per dare un ruolo concreto alle fattorie sociali. Dall'altro avevamo poi un'altra difficoltà, una delle spese regionali sociali pro capite tra le più basse d'Italia. Quindi un progetto, o meglio un bando come quello del FIS, che chiedeva ovviamente di efficientare un modello, provando anche a verificare se potessero determinarsi dei risparmi con cui poter consentire anche a investitori terzi di partecipare al modello e quindi, diciamo, di far virare il mondo no profit verso una sostenibilità anche profit, diciamo, per noi era comunque un problema. Ultimo, ma non secondario, problema era il fatto che noi avevamo un basso numero di fattorie sociali nel territorio oggetto dell'intervento. E allora abbiamo cercato di costruire un modello che desse una risposta ad ognuno dei punti cardine. E abbiamo studiato un modello economico-finanziario basato sulla sostenibilità integrata, cioè quindi fattorie sociali che mettiamo in campo che sono in grado di erogare non solo prestazioni socio-assistenziali remunerate dal pubblico, ma anche prestazioni o vendita di prodotti e servizi che trovano una loro collocazione direttamente a mercato. E tutto questo è stato frutto di 2 anni di lavoro. Abbiamo avuto riscontri rispetto all'interesse da parte di investitori terzi per il nostro modello. Il nostro intervento prevede il fatto che gli investitori partecipino non soltanto per finanziare l'erogazione, diciamo, delle prestazioni, ma soprattutto per costruire i modelli di fattoria sociale che noi abbiamo ipotizzato. Quindi noi in realtà avremo, attraverso questa azione, un duplice vantaggio: miglioramento nell'erogazione delle prestazioni, la introduzione in una logica non totalmente disrupted, di rottura rispetto a quello che attualmente l'amministrazione fa per quindi i gruppi target, ma dall'altro abbiamo anche uno sviluppo locale. Cioè in realtà grazie ai soldi degli investitori in questo modo si riescono a creare nuove fattorie sociali sui territori che poi in un circolo virtuoso possono consentire la replicabilità e la scalabilità del modello su tutto il territorio regionale. Il trasferimento di competenze non è stato facile perché il bando prevedeva la sperimentazione già, no? Cioè il fatto che si lavorasse, si sperimentasse. Trasferire tutta una serie di skill, di competenze nei confronti dei comuni è molto complesso, è tuttora uno degli elementi che secondo me necessiterebbe, cioè, necessiterebbe di un rafforzamento maggiore. Abbiamo avuto una risposta incredibile dalle famiglie dei gruppi target, soprattutto delle persone con disabilità. In realtà noi siamo riusciti nel nostro piccolo a dare tanto sollievo con persone che ci chiamano costantemente per sapere come procediamo, che cosa possiamo fare di altro e così via, e questo per noi è un grandissimo risultato e questo vuol dire già un impatto.